L'ultima cosa la dico sul gioco, su cui anche io devo dire mi aspettavo molto di più. Nel senso che io non mi aspettavo da un movimento che ci ha incalzato fin troppo, anche con toni spesso fondamentalisti, e io ringrazio la Lega delle Autonomie che ha sempre tenuto un atteggiamento non proibizionista di governo del fenomeno per ridurre la domanda e l'offerta, ma senza demonizzare. Oggi ci troviamo di fronte, certo, al provvedimento che nel decreto di dignità ha cancellato la pubblicità, e io penso che sia giusto, anche perché c'è stata un'assurda inflazione, soprattutto rispetto alle scommesse e gli eventi sportivi. Dopodiché resta un punto, resta in quel decreto, ma è ribadito oggi, questo governo continua ad aspettarsi dal gioco più entrate fiscali di quelle che c'erano prima. Allora delle due l'una, o si vuole diminuire domanda e offerta, e allora bisogna diminuire le aspettative di entrate per i bilanci dello Stato, nel momento in cui ancora anche questa manovra viene finanziata in parte aumentando la tassazione sul gioco, quindi aumentando le attese di introiti dello Stato dal gioco, è evidente che si fa una cosa che è assolutamente in contraddizione.